completamente le vostre spalle, Ippio, era l'area da cui il sacerdote pronunciava la sua omelia. E la prima cosa straordinaria di questa chiesa è che basta un filo di luce per farsi ascoltare, ha un'acustica perfetta, tanto è vero che viene scelta tutti gli anni a Natale come sede del concerto, ha un'acustica meravigliosa, lo dimostra anche la presenza dei coretti che vedete illuminati, si chiamano coretti, non è un altro vino, perché all'epoca uomini e donne potevano accedere a assistere alla messa insieme, ma erano coretti che si raggiungevano dalle cappelle, se notate tutte le cappelle hanno delle porte che permettevano l'accesso ai coretti, dove andavano a sistemarsi i cantori che rendevano, naturalmente davano voce alle musiche.